La nostra estemporanea filmica, NEF. Andrei, cosa fai? Cosa fai? Cosa stai facendo? Basso, ancora basso. Basta, non ne posso più. Non ne posso più, sono distrutta, mi stai uccidendo. Non è possibile andare avanti così. Trovati un lavoro serio. Un lavoro serio, una cosa seria. Falla una cosa sola nella tua vita. Cerca un lavoro serio. Allora, cercasi batterista? No. Chitarrista folk per cover country? No. Amante della New Age? No. Aspetta. Rinomata, pluripremiatissima orchestra ricerca, prepregiatissimo show, giovane musicista, emergente talentuoso, chiamare Paolo Repasti! Sì, sono io, eccolo! Pronto? Pronto, buongiorno. Chiamavo per l'annuncio da musicista. Ah, l'annuncio da musicista. Sì, e che cosa suoni tu? Io sono il basso. Ah, bene, ci piacciono i bassisti. E quando posso venire? Non so. Ma guarda, a me mi trovi sempre qua, per cui vieni quando ti pare. Quando voglio? Quando vuoi. Ma chi ha messo st'annuncio? Come un po' chiamar pianta. Pronto? Bella Nico, senti, ma l'hai messo te st'annuncio? Eh sì, certo, il ragazzo, ti ricordi? Il concerto di domani. Ha telefonato adesso, un quarto d'ora fa, ma va bene, suona il basso. Va bene, sì, te lo dico io, va benissimo. Ci vediamo domani, ciao. Buongiorno, sono venuto per l'annuncio sul giornale dell'orchestra. Non esiste nessuna orchestra. L'orchestra. Dentro di te. Come un momento, aspetti, un momento. La musica non esiste. L'armonia non esiste. I musicisti non esistono. Esiste solo l'estemporaneità. Ed è per questo che la musica estemporanea è l'unica musica possibile. E l'armonia non può esistere. Aspetti un momento! Gli strumenti sono cattedrali nel deserto, gli spartiti fango per gli stivali, il suono è perfetto, ma il suono assoluto è ancora più perfetto. Scusi, è qui per l'audizione? Sono stato per anni a studiare la dissonanza, ore e ore di frequenze distorte, scordature, dodecafonie a non finire. Tutto sbagliato. Il concetto dell'ansia non c'entra niente con l'ansia, se ne sei capace. Veramente io sono il basso. Ah, saresti tu il bassista, eh? Sì, sono io. Quanti anni hai? Ne ho 15, però so suonare bene, sono nato per la musica. Ti piace la musica, eh? Sì. Bene, sappi che questo è un treno che non va perso. La chiave non era la musica che usciva da me! Ma quella che è dentro di noi. Infatti sono giunto alla conclusione che l'unico strumento da suonare non sia il legno del violino, ma il tendine della carne. Non corde di chitarra, ma capelli. Io vi dico che il suono perfetto
è nello stomaco di un quindicenne paffutello ancora vergine. Ehi, ehi, è qui, è qui! Ah! Salve, io sono il bassista. Salve, ciao, ciao. Signori, io sono pronto. Quando volete, musica. E ricordatevi, questo treno non va perso. Ma che cos'è questo? No? State accordando gli strumenti. Gli strumenti sono già accordati. È con te che ci dobbiamo accordare. Perché ci vogliamo accordare, no? Tu vuoi diventare un grande musicista? Vuoi fare la musica? Con noi? Sarai musica.